la mia. Allora, buonasera a tutti e do la parola al dottor Sancio che farà l'appello. Diaz Marcello. Presente. Tina Maria Elena. Conte di Lucia. Poco Gianluca. Gesù Leonardo. Presente. Pira D'Andrea. Presente. Ferrari Mirto. Presente. Pira Gianmario. Presente. Pira Stefano. Presente. Edda Mario Antoni. Presente. Gesù Gabriele. Presente. Cicco Salvatore. Presente. 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 Non so, un attimino giusto per me. Va bene, allora andiamo ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno, no? Che è inerente l'insediamento del Consiglio Comunale, l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali. Il Consiglio Comunale, in base a quanto disposto dall'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato il 18 agosto del 2000, numero 17, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. Con il titolo terzo, capo secondo dello stesso testo unico, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità è stata disciplinata tutta questa importante materia. Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti per i casi di cui articolo 3 capo secondo del testo unico 267 del 2000. Praticamente un adempimento di ritorno. Dove si prevede che si verificano se ci sono cause praticamente di incompatibilità o di non eleggibilità dei vari consiglieri comunali venuti ed eletti nella tornata elettorale ultima. Se qualcuno ha qualcosa da... Mettiamo i voti e per alzata di mano la verifica di questi... di sussistenza insomma di queste motivazioni incompatibili. Si approva l'unanimità. Votiamo anche per l'immediata unanimità. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda il giuramento del sindaco che avviene di fronte al Consiglio Comunale con una formula insomma che è prevista dal DPR all'articolo 11 del DPR numero 3 del 1957. Prima di questo rito io volevo un attimino fare un intervento insomma che mi ero ripromesso di fare a braccio, però poi ieri notte forse ho capito che era meglio scrivermelo, perché poi magari se sarei stato particolarmente emozionato magari mi sarei impallato. Dunque procederò a leggerlo sperando un attimino di non annoiarvi. Allora, prima di procedere alla cerimonia del giuramento voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Olmedo che con il loro voto hanno assicurato alla lista Progetto Olmedo 2011, collegata alla mia candidatura al sindaco, un larghissimo consenso, consentendo la mia elezione al sindaco di Olmedo. Un risultato, quello del 16 maggio, che ha suscitato in me e nei miei compagni e amici di viaggio una particolare promozione per il grande successo di me. È un onore per me il largo consenso ottenuto e per questo vi ringrazio di cuore tutti. Per me è stata una campagna elettorale faticosa, ma all'insegna della correttezza. Una campagna elettorale serena, improntata principalmente alla proposizione del nostro programma elettorale, lasciando da parte le polemiche. Una campagna elettorale che io ho definito casa per casa,
dove abbiamo dialogato con la gente, ascoltato i loro bisogni, i loro problemi, le loro aspettative. Una scelta questa che personalmente mi ha arricchito come persona. Un candidato a sindaco ha il dovere di andare a proporsi e farsi conoscere da tutta la cittadinanza. Necessità questa che io personalmente sentivo in maniera particolare, per conoscere e proporsi soprattutto ai nuovi cittadini che negli ultimi anni si sono trasferiti nel nostro paese. I risultati finali usciti dalle urne credo che abbiano ampiamente pagato lo sforzo fatto. La lista Progetto Olmedo 2011 ha riportato 1.522 voti contro i 952 della lista concorrente. Un risultato che ripone nella mia persona e nella lista a me collegata aspettative e responsabilità alle quali non ci sottrarremo, forti del fatto che con l'impegno di tutti riusciremo a portare avanti il mandato conferitoci. Ed è tutto evidente che la cittadinanza ha riconosciuto e premiato il mio personale impegno da amministratore negli anni passati e di quello più recente che mi ha visto impegnato nei banchi della minoranza, consigliare, assieme ai miei colleghi Mirko Ferraris, Mariana Pinna e Gianmaria Pinas. Una chiara e netta affermazione della lista Progetto Olmedo 2011, costituita dal gruppo consigliare di minoranza Progetto Olmedo, uscente, e rafforzata dalla presenza di nuovi componenti che con la loro sensibilità, professionalità, capacità e competenza sicuramente sapranno affrontare l'arduo compito di amministrare il nostro Paese. Una lista che racchiude tutte le figure mirate, strategiche per poter condurre con responsabilità il mandato amministrativo. A tutti i componenti della lista Progetto Olmedo 2011 voglio rivolgere un caloroso grazie ed un doveroso applauso per l'entusiasmo e la determinazione con la quale hanno creduto in questo progetto. Grazie a Mario Batti, Maria Paola Cano, Gianluca Coppo, Lucia Conti, Leonardo Isumi, Antonella Macis, Maria Teresa Mannoni, Giovanni Muggia, Andrea Pinas. Grazie ai consiglieri uscenti, Mariana Pina, Mirko Ferraris e Gianmaria Pinas. Un caloroso ringraziamento va a tutti quei cittadini, giovani e meno giovani, che grazie all'attività del gruppo consigliere di minoranza Progetto Olmedo si sono avvicinati alle decisioni politiche amministrative locali. Un lavoro che ha portato alla costituzione di un gruppo che abbiamo chiamato Gruppo Allargato, un gruppo che ha proficuamente lavorato e definito il nostro programma amministrativo, un programma coraggioso per la ripresa e la trasformazione sociale ed economica di Olmedo, un programma che senza presunzione definiamo innovativo, un gruppo che continuerà il lavoro anche per il futuro. Voglio complimentarmi con i consiglieri usciti di Progetto Olmedo, Mariana Pinna, Mirko Ferraris e Gianmaria Pinas. Il loro risultato elettorale ha premiato il sacrificio e l'attività consigliare di minoranza portata avanti in questi 5 anni. Per tornare al nuovo consiglio, devo registrare l'ottimo esordio dei miei consiglieri, Lucia Conteni, Maria Paola Cano, Gianluca Coppo e Andrea Pinas e Leonardo Isumi. A voi l'augurio di un altrettanto proficuo favorevole cammino durante questa esperienza amministrativa. Ringrazio con la massima disponibilità l'impegno concluso ai candidati numeri Mario Bartoli, Giovanni Muggia, Maria Teresa Mannoni e Antonella Macis. Sono certo che l'esperienza elettorale che li ha visti coinvolti sarà messa a punto. Il nostro progetto vi ha coinvolti e vi coinvolgerà anche per il futuro. Il nostro punto fermo è quello della partecipazione, pertanto il progetto che intendiamo portare avanti coinvolge tutta la cittadinanza. A Stefano, Pias, Toni Faedda, Gabriele Soli e Tori Sifu auguro un buon lavoro, con l'auspicio di poter contare su una posizione attenta, costruttiva, propositiva e di cooperazione. Sarà mia cura creare le condizioni per poter instaurare la giusta dialettica che deve intercorrere tra maggioranza e opposizione. Un particolare benvenuto faccio a Tori Sifu, neoconsigliere, a cui auguro un buon lavoro. Voglio rivolgere un saluto anche a tutti gli altri candidati della lista Uniti per Olmedo, augurando di continuare il loro impegno anche per il futuro. Ringrazio tutti i sindaci che mi hanno preceduto, sindaci che hanno avuto l'onore ed onere di amministrare Olmedo. Tutti indistintamente hanno contribuito alla crescita della nostra comunità. Sento il dovere di ringraziare. Sento il dovere di ringraziare uno in particolare, Mario Pinna.
È stato il sindaco che ha riposto in me la fiducia all'interno della propria giunta, dandomi la possibilità di maturare quell'esperienza da amministratore che spero di poter mettere a disposizione nel migliore dei modi in questo mandato amministrativo. Un ringraziamento particolare rivolgo alla mia famiglia, mia moglie e i miei figli, per la pazienza nel sopportarmi, per le mie assenze e per il conforto dato nei momenti più difficili. So comunque di potersi sempre contare su di loro. Io personalmente mi sono insediato già dal giorno successivo il risultato elettorale. Ho avuto modo in questi giorni di ritrovare e salutare in una veste diversa quella da sindaco, il segretario comunale e tutti i dipendenti comunali. L'impressione che ho avuto in queste due settimane è che l'organico e le risorse umane a disposizione, anche se sottodimensionato, è di ottimo livello. Rivolgo loro, anche in questa circostanza, un saluto affettuoso, auspicando che si possa instaurare giusto prima di operosa armonia che porti ad un continuo miglioramento del livello di efficienza e di correttezza amministrativa. In questo primo approccio alla macchina amministrativa non vi nascondo che nei prossimi 5 anni di mandato amministrativo dovremo affrontare non poche difficoltà. Sarà nostra cura, già da subito, rendere partecipe tutta la cittadinanza delle difficoltà non appena avremo a disposizione l'intero quadro della situazione del nostro comune. In conclusione, prima di prestarmi al rito del giuramento, mi rivolgo alla cittadinanza tutta, alla quale sento il dovere e l'obbligo di dire che il mio mandato da sindaco e quello di tutta l'amministrazione sarà improntata sulla trasparenza, la partecipazione e la condivisione dell'intera attività amministrativa nell'interesse di tutti, indistintamente se è stata una preferenza. Nel ringraziarvi ancora, auguro a tutti buon lavoro. Sindaco, segretario generale, consiglieri, cittadini, tutti, anche io ho preparato. Allora, in occasione della cerimonia di insediamento della nuova amministrazione comunale, interpretando il sentimento dei numerosi cittadini che democraticamente hanno rivolto il proprio consenso alla lista civica Uniti per Olmedo, eleggendo i consiglieri comunali di minoranza Pira Stefano, Visoni Gabriella, Faedda, Toni e Sifu Salvatore, e inoltre qui un particolare ringraziamento consentitevelo di rivolgerlo agli altri candidati della lista Uniti per Olmedo, Fabrizio Milo, Cattari, Angelo Arco, Saviu, Piccioni, Casu e Carlo Cassandro. Vogliamo esprimere ai componenti della lista civica Progetto Olmedo le nostre congratulazioni per l'importante risultato elettorale conseguito in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Olmedo. Mi rivolgo in particolar modo al Sindaco Marcello. L'importante responsabilità affidatagli dagli elettori e il lungo percorso che dovrà affrontare sin da oggi, ma comunque sin dal primo giorno, non è sicuramente privilegiato o vantaggioso, ma si troverà a governare una situazione sfavorita certamente dalla situazione economica attuale, dovuta principalmente alle scarse risorse finanziarie erogate in favore degli enti locali. Sarà lei l'unico referente imparziale nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, degli anziani, colpiti anch'essi da una forte crisi economica ed occupazionale che ha coinvolto inesorabilmente anche Olmedo. Cittadini che sino ad oggi hanno avuto sempre un sostegno grazie all'incessante impegno delle strutture comunali, come lei ha preceduto, e dalle precise scelte politiche attivate dalla precedente amministrazione, per i quali ha destinato un'importante percentuale dei bilanci comunali nell'attivazione di progetti di inclusione sociale di pari opportunità. Come saprete tutti, negli ultimi 10 anni Olmedo è stato interessato da un forte processo di crescita e di cambiamento. Grazie anche al prezioso contributo fornito per l'interesse, la passione e l'impegno di cui sono stati protagonisti i consiglieri Faedda e Isoni per 10 anni e il mio nel trascorso quinquennio. Un impegno quotidiano, spinti dall'incessante spirito di sacrificio, agendo con trasparenza e condivisione nell'interesse della collettività,
Sono state proposte soluzioni e risposte ad ogni singola esigenza. Responsabilità riconosciuta dalla comunità interessata, la stessa comunità che oggi, democraticamente, ha preferito l'alternativa. O almeno in uno dei centri di maggiore incremento demografico, rappresentando un'importante realtà della Sardegna, per il più elevato tasso di crescita delle imprese nell'intera provincia. Caro Sindaco, non basterà l'impegno concreto, l'ascolto, la disponibilità per far fronte alla pressante richiesta delle imprese locali, attanagliate dalla difficoltà di sopravvivenza che vivono, che vedono in voi l'opportunità per il rilancio economico ed occupazionale. Alle numerose famiglie con i figli a carico, che vivono con un reddito insufficiente, agli anziani e disabili che percepiscono un minimo sussidio, che per lo scarso reddito sono collocati sotto la soglia minima della sopravvivenza, ma soprattutto ai numerosi giovani olmedesi che hanno affidato nelle vostre mani il loro futuro, principalmente ai giovani dovete assicurare e garantire opportunità. Dovrà dimostrare capacità organizzativa, prevedere alternative, fare scelte precise perché siano agevolati e incoraggiati nella ricerca di una stabile e duratura occupazione lavorativa, al fine di contribuire alla tranquillità e alla stabilità sociale. Lei sarà direttamente responsabile delle scelte che lo vedono comunque protagonista, nell'individuazione di proposte e soluzioni ai numerosi problemi che quotidianamente dovrà affrontare in tutti i settori dell'amministrazione. Noi, consiglieri comunali, Piras, Isloni, Faeri e Sifo, svolgeremo il mandato affidatoci dagli elettori nelle sedi demandate e nel rispetto delle normative vigenti, con la massima trasparenza e lealtà nei confronti dell'intera comunità. L'impegno sarà costante, responsabile, garantendo la massima chiarezza della vostra attività di governo. La nostra attività sarà attiva, costruttiva e puntuale, affinché svolgiate integralmente e con serenità il programma amministrativo proposto agli elettori. Con l'auspicio che lei sia realmente il protagonista del cambiamento per un nuovo processo di sviluppo economico, sociale e culturale della nostra comunità andese, auguriamo un sincero e proficuo buon lavoro. E, secondo, mi sono dimenticato poco fa di citare il signor Carlini e Ravanesi, i nostri due consiglieri. Grazie. Un attimino che abbiamo una piccola sorpresa per le femminucce che siedono ai banchi dell'aula. Ci sono altri temi in merito a questo punto dell'ordine del giorno? Toni? Allora, grazie a Stefano di nuovo per l'intervento. Io adesso procedo alla formula, al rito insomma, che prevede il giuramento del sindaco. Non facciamocelo. La faccia l'ho portata a restringere, non me l'ha ancora ristretta. E arrivava... No, non era battuta. Non era battuta. Era un pochettino più robusto di me. L'ho provata e mi ha... In campagna elettorale pensavano che il sindaco ero io, quindi l'avevano tenuta larga. E dunque per quello che non ce l'ho. Però ho chiesto al segretario e mi ha detto che non era necessaria la...
Sì. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri di mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Questo punto all'ordine del giorno è la presa d'atto, le comunicazioni insomma che mi competono per quanto riguarda la composizione della giunta comunale, del vice sindaco e anche delle deleghe consigliari che ho deciso di conferire. Dottore, insomma. Ieri ho provveduto a emanare, a fare i decreti insomma che competono la mia persona e adesso vi elenco la squadra insomma che mi affiancherà in questi 5 anni. Questo quinquennio amministrativo 2011-2016. Allora, Ferralis Mirko, consigliere comunale, vice sindaco, attribuisco la delega di vice sindaco. Assessore con le seguenti deleghe: edilizia privata, attività produttive, viabilità, politiche agricole, agro e strade vicinali. Alla dottoressa Pina Maria Elena, consigliere comunale e assessore, conferisco le deleghe politiche e servizi sociali, servizi al cittadino. Alla dottoressa Conte di Lucia, consigliere comunale, attribuisco le deleghe della sport, attività ricreative, pubblica istruzione, igiene e sanità pubblica. Al dottor Coco Gianluca, consigliere comunale, do le deleghe da assessore relative alla programmazione, bilancio, tributi, patrimonio e personale. La premessa, nel senso che io ho sempre detto praticamente, l'ho detto forse anche alla presentazione della lista, ma l'ho sempre detto anche andando casa per casa che mi chiedevano se avevo in mente già la squadra, se avevamo preso accordi, io ho sempre detto praticamente che non c'erano accordi, ho sempre detto che con me insomma in vista c'erano 12 potenziali assessori, perché tutti, chi per un motivo o per l'altro, per professione, per studi, per esperienze insomma personali, poteva comunque ricoprire l'incarico d'assessore. Il risultato elettorale poi comunque sia avrebbe dato delle indicazioni, dunque diciamo che in questa circostanza è anche a chiuso anche il cerchio, nel senso che il voto che ognuno di loro ha raccolto ha comunque sia delineato una squadra che secondo me insomma racchiude anche tutte le competenze che ogni assessore dovrà di mio mettere a disposizione di questa planta amministrativa. Siccome però insomma io ho sempre detto appunto che eravamo 12 potenziali assessori e siccome ho un gruppo che mi sono portato dietro, fortemente motivato, che ha diciamo voglia di fare, di mettersi comunque insomma a disposizione, di poter insomma operare nel migliore dei modi, affiancando l'attività sia della mia persona, della giunta, ma credo anche del Consiglio Comunale, ho ritenuto opportuno anche dare delle deleghe, non da assessore, ma che secondo me hanno praticamente la stessa valenza, lo stesso. E queste deleghe praticamente le abbiamo racchiuse in questi 4 gruppi, politiche giovanili, trasparenza e partecipazione, che ho deciso praticamente di conferire nella persona di Maria Paola Cano. Altra delega che insomma ritenevamo giusta inserire anche, insomma, perché
è quella legata alle manutenzioni, al verde pubblico del gruppo urbano, e l'ho attribuita a Giammario Pina. Altra delega è quella legata alle politiche ambientali e politiche energetiche, che conferisco a Andrea Pina. Che è venuta per ultimo, non è che sia ultima come importanza, è quella legata alla cultura, beni culturali, associazionismo, turismo e promozione dei beni che insomma ho assegnato a Leonardo Gione. La partecipazione, coinvolgimento dell'attività amministrativa anche insomma di tutto il gruppo consigliare di minoranza. Questo discorso della partecipazione, talmente insomma lo sentiamo e lo facciamo nostro, è un discorso che allargheremo anche con l'introduzione di tutta una serie di commissioni consigliari, ma anche non solo consiglieri con commissioni consigliari, ma sono quelle commissioni per il programma che abbiamo chiamato multidisciplinari, che secondo noi dovranno anche ricomprendere cittadini. E in queste commissioni insomma io credo che ci potranno stare anche insomma tutte quelle parti, tutte quelle persone che hanno partecipato a questa competizione che non sono state elette, cioè, nel senso che noi ci attiveremo in quella direzione, dunque chiederemo proprio a tutti insomma se c'è la voglia, la disponibilità di mettersi diciamo a lavorare per insomma ci sarà anche la possibilità di questa. Niente, questa è la mia squadra di governo, adesso se c'è qualcuno insomma che volete venire, sia dei consiglieri di minoranza che dei consiglieri di minoranza, io so che loro vogliono più venire, dunque allora do la parola a Pino. Allora l'occasione impone un doveroso ringraziamento in primo luogo a Marcello per l'incarico che mi ha conferito, oltre che di assessore anche di vice sindaco. È doveroso altrettanto ringraziare tutti gli elettori che hanno sostenuto la lista Progetto Olmedo, come ha già rimarcato Marcello, e soprattutto i miei elettori che mi hanno consentito di raggiungere questo risultato. Quindi i ringraziamenti sono doverosi e quindi è doveroso anche ribadire il proprio impegno per conseguire, cercare di conseguire gli aspetti programmatici che ci siamo prefissi per queste elezioni. Quindi garantisco tutto il mio impegno, tutta la mia serietà, auguro buon lavoro prima di tutto a Marcello, a me e a tutti. Grazie. Quindi